Allora, buongiorno, iniziamo, riprendiamo anzi, con diamo una guardiamo un po' più nel dettaglio, continuiamo anzi a guardare più nel dettaglio il simulatore che io avevo scritto, ed è quello del simulatore dell'ospedale da campo. E questo ve lo troverete nell'esercitazione, credo, già di questa settimana, e quindi dovrete in qualche modo modificarlo. Successivamente vorrei provare a scrivere da zero un veloce simulatore di un qualcosa di molto meno drammatico come aspetto, ed è l'affitta macchine, in cui semplicemente ho il problema di non avere troppe macchine ferme non utilizzate e non avere il problema di regalare soldi ai clienti dandogli a un prezzo basso delle macchine più belle. Per quanto riguarda l'argomento della simulazione, l'ospedale da campo, io l'ho tratto in modo molto leggero, parlando di morti, eccetera, però non è un argomento leggero. Le date della simulazione non sono date prese completamente a caso. Se potete fare qualcosa impiegando il vostro tempo, i vostri soldi, con una qualsiasi associazione che aiuta le vittime della guerra, fate una cosa giusta. Quindi questo ci tenevo a ricordarlo, e per il resto noi parliamo di omini e morti, i nomi sono... Allora, quando cerchiamo di mettere in piedi un simulatore, come abbiamo visto, questo è un tipo di programma diverso dagli altri programmi che voi fate abitualmente, perché l'obiettivo non è costruire un programma e dopo iniziare a utilizzarlo, è un programma che voi continuate a modificare e usare, diciamo, per prendere delle informazioni, e quindi non c'è mai un momento in cui funziona realmente. A un certo punto semplicemente smettete di usarlo perché avete raccolto tutti i dati che volevate sul fenomeno che stavate cercando di modellare. Nel simulatore, in come l'ho scritto io, moltissimi passi sono del tutto arbitrari e non c'è nessuna ragione per farli come ve li mostro io. Potrebbero essere fatti in qualsiasi numero di modi diversi, e non, quindi scegliete quello che vi sia più congeniale. Il sistema che cerco di usare io è, diciamo, scaricare sul main il compito di fare i singoli passi della simulazione. Quindi il main in qualche modo mette i dati che mi permettono di cambiare lo scenario, e quindi molto velocemente di vedere cosa succede, ad esempio se c'è un dottore in più o un dottore in meno o qualche operazione di questo tipo, e dopo di ciò il main si preoccupa di lanciare ed eseguire la simulazione, chiedendo se ci sono ancora eventi. Se ci sono eventi, chiama il metodo del simulatore, processa l'evento, e questo è il ciclo che continua a girare nel main. Una volta fatto questo, il main stampa qualche statistica e qualche risultato, e questa è, diciamo, la parte più interessante. Voi vi potete trovare a dover scrivere un simulatore perché siete interessati a osservare come il vostro sistema si comporta, e quindi estrarre alcuni elementi importanti o alcuni elementi che qualificano il risultato della simulazione, lo scenario, e che vi permettono di fare la vostra analisi. In questo caso, quello che viene tirato fuori è piuttosto macabro, è il numero dei morti, e poi quanto le persone, quanto devono aspettare le persone prima di essere curate. Diciamo che la parte sulla costruzione delle statistiche, quando scrivete un simulatore, probabilmente è una parte considerevole, perché è esattamente quello, è la ragione per cui voi scrivete un simulatore e volete provare e raccogliere qualche dato. Avevamo quello che io avevo fatto qui era definire una classe per ognuno delle, diciamo, in qualche modo delle entità della simulazione. Allora, quella che sicuramente serve è la classe evento. La classe evento mi serve perché la simulazione è una simulazione event driven, è basata, è una simulazione a eventi discreti, quindi io devo processare un evento, e l'evento
ha sicuramente un indicatore che mi dice quando avviene l'evento, un long, un codice che mi dice qual è l'evento che io sto eseguendo, e può avere un dato legato. Nel caso di questo simulatore il dato può essere ad esempio il numero del paziente o il numero del medico, a differenza dell'evento. Su quello che è il dato e se il dato è realmente presente oppure no, oppure se, quanto è complesso il dato, quello dipende simulazione per simulazione. E poi fondamentalmente non fa altro il simulatore, mi serve per definire le NUM con i diversi tipi di evento e quindi avere del codice quasi leggibile. Poi c'è un po' di righe inutili che unicamente servono per stampare in una forma più gradevole quello che succede, e ho bisogno della funzione compare to, perché la lista degli eventi in realtà non è una lista ma è una coda prioritaria. Gli eventi devono essere messi in base alla loro, quando avvengono, quindi gli eventi che avvengono prima devono essere processati prima, e quindi la mia classe evento deve implementare il comparable e quindi avere il sovrascrivere, fare l'overriding della funzione compare to. Banale, perché sto parlando di interi, quindi o di long, anzi per essere esatti, quindi quale viene prima e quale viene dopo è abbastanza semplice. Poi ho una classe che mi descrive il paziente in coda, e anche qui non è realmente necessario farlo, può essere leggermente più object oriented avere delle classi diverse per le varie, una classe per il medico, una classe per il paziente. In alcune simulazioni questo non è assolutamente necessario, mi basta avere una grossa struttura con degli interi o dei token che girano, però in questo caso abbiamo un paziente e io gli posso dire, posso confrontare quando posso, ad esempio, l'oggetto paziente mi serve perché nel mio simulatore io ho una lista di attesa dei pazienti, e come si fa solitamente nei pronti soccorsi, il paziente passa in base alla sua gravità e all'interno della stessa classe di gravità di condizione in base al tempo di arrivo. Quindi quando io confronto due pazienti posso o confrontare il triage, quindi la classe di gravità, quanto è grave un paziente, o se i due triage sono uguali, a questo punto confronto quando sono arrivati, per cui do la precedenza a quelli arrivati prima. Avevamo, mi sembra, iniziato a vedere il core della simulazione, che è la classe ospedale da campo. Allora, il core della simulazione ha al suo interno una serie di variabili, e queste variabili descrivono lo stato del sistema. Dipendono chiaramente da che cosa voi state simulando. Nel caso della simulazione, di questa specifica simulazione, noi abbiamo la coda degli eventi, la lista degli eventi, come viene chiamata, che in realtà è una coda prioritaria, e quella ci deve essere sempre, perché io devo sapere qual è il prossimo evento che succede. In questo caso io ho anche una coda prioritaria che mi tiene conto della lista d'attesa, e poi ho delle altre strutture dati che mi servono per tenere le statistiche su quanto aspettano le persone in base alla gravità con cui sono arrivati. Un modo per cui dal main posso inizializzare la mia simulazione, e per quanto riguarda i pazienti io ho un elenco dei pazienti soltanto per averli un po' più leggibili, per cui ho una mappa di pazienti in cui posso associare il nome, il numero al paziente, il tiro su dal database, e un array appunto di dottori in cui io posso aggiungere i vari dottori che lavorano all'interno del mio ospedale. Procedura per
inserire un evento e procedura per controllare se ci sono ancora eventi. Allora, se ci sono ancora eventi, io posso processare l'evento successivo e diciamo il nucleo di tutto è la procedura processa evento. Allora io rimuovo dalla coda l'evento e a questo punto ho uno switch sul tipo dell'evento e in base a qual è il tipo dell'evento farò alcune cose oppure no, aggiornerò lo stato del mio sistema. Gli eventi fondamentali che io posso avere è l'arrivo di un paziente o un qualcosa di buono che è successo a un paziente, quindi l'abbiamo curato, qualcosa di brutto che è successo a un paziente e il paziente è morto. Per come è scritto questo simulatore, ed è una cosa che almeno a me capita abbastanza spesso nei simulatori che scrivo, è possibile che alcuni eventi non abbiano più senso. Quindi è possibile che succedano delle operazioni all'interno della simulazione che schedulano, segnano alcuni eventi e poi altri eventi accadono prima e gli eventi che erano diciamo schedulati di fatto possono essere tranquillamente ignorati. In questo caso la cosa può succedere perché quando un paziente arriva mi segno quando il paziente morirà in base alla gravità e quando un medico inizia a curare un paziente segno quando il paziente verrà guarito e quindi diventerà fuori pericolo. Il primo dei due eventi, fuori pericolo o morte, che succede è rilevante, il secondo può essere ignorato. Per cui se prima muore e poi viene curato, a quel punto direi che non serve a niente curarlo. Se prima lo curo, quando arriva l'evento morte, per fortuna ormai era curato e posso ignorare morte. Quindi, fondamentalmente, quando arriva un paziente, vado a vedere qual è la gravità, che può essere rossa, gialla, verde o bianca, e nel caso di rossa, gialla o verde vado a schedulare l'evento di quando il paziente morirà e questo dipende dalla gravità del paziente. I pazienti rossi hanno bisogno di essere trattati entro un'ora, i pazienti gialli entro 4, i pazienti verdi entro 8 e i pazienti bianchi se uno li cura bene, ma se uno non li cura pazienza, se la caveranno benissimo, e quelli neri sono morti già, quindi è inutile pensarci. A questo punto inserisco il paziente nella lista d'attesa, nella coda in cui io tengo i pazienti in attesa. All'arrivo del paziente quindi succede semplicemente questo: io prendo il paziente, vado a vedere quando gli succederà qualcosa di brutto e lo metto nella lista d'attesa. I due eventi: siamo riusciti a curare un paziente oppure purtroppo un paziente è morto, vengono gestiti qui. Quando io riesco a curare un paziente controllo se per caso non era già morto, se non era già morto lo segno come curato e il paziente è morto e se ho l'evento paziente morto e il paziente non era stato ancora curato, a quel momento lo segno come morto e quindi poveraccio, si vedrà dopo cosa succede. Un altro evento che posso avere è quando un dottore diventa disponibile. Allora, quando un dottore diventa disponibile, lo segnalo e lo rimetto segno da qualche parte che il dottore può essere utilizzato per curare altri pazienti. Una volta che ho processato l'evento, ho aggiornato lo stato del mio sistema, ma questo non è ancora sufficiente. In questo momento posso iniziare a vedere se devo fare altre operazioni. Questa è un'altra cosa che, almeno a me, capita estremamente di frequente quando scrivo un simulatore, di avere prima un blocco in cui processo gli eventi e dopo alcune operazioni che devo fare sul sistema. Quindi il blocco che processa gli eventi in qualche modo cambia gli elementi, cambia lo stato interno del sistema e poi ho una funzione che comunque, in base a qual è lo stato, fa tutta una serie di operazioni.
Questo non rende la simulazione continua. Continua a essere una simulazione event driven, perché non ha senso eseguire questa funzione, in questo caso è la treat patient, non ha senso farlo continuamente, ha senso farlo soltanto quando lo stato del sistema cambia per qualche ragione, quindi in presenza di un evento. La funzione che cerca di curare i pazienti, beh, fondamentalmente va a vedere la lista d'attesa. Nella lista d'attesa rimuove i pazienti in lista d'attesa che non è necessario più tenere in lista d'attesa. In questo caso tendenzialmente rimuove quelli che hanno fatto una brutta fine. Comunque quelli che sono in lista d'attesa e non sono più feriti vengono tolti. A questo punto, se la lista d'attesa è vuota, fantastico, ho finito e ho risolto il mio problema. Altrimenti, tolgo il primo paziente dalla lista d'attesa, vado a vedere quanto mi serve per curarlo. In questa prima versione io ho bisogno dello stesso tempo per curare qualunque sia la gravità del paziente, ma in realtà avrebbe forse più senso pensare che pazienti con gravità diversa hanno bisogno di essere curati con tempi diversi. E in questo momento posso inserire i miei nuovi eventi. Allora, dopo, se io ho bisogno di curare per X minuti un paziente, dopo X mezzi minuti quello diventa fuori pericolo. Quindi io dopo X mezzi minuti metto l'evento che il paziente sono riuscito a salvarlo. E dopo ulteriori X mezzi minuti, quindi a X minuti dall'istante in cui sono, segno che il paziente, che la cura è finita e che quindi il medico torna disponibile. E continuo a ripetere questo ciclo finché posso. Quindi finché ci sono dottori disponibili. Questo è un ciclo che viene ripetuto finché ci sono dottori disponibili. Dimmi. Sì. D'accordo, allora il vostro collega, ripeto la domanda perché se qualcuno mi ascolta registrato, il vostro collega fa notare che questa simulazione qui non ha molto senso, perfettamente vero. Considerare quando un paziente va fuori pericolo serve per vedere fondamentalmente se io riesco. Ci vuole un po' di tempo perché io riesca a salvare un paziente. Non è che se quel paziente muore fra 5 minuti e il dottore arriva, lo riesce comunque a salvare. Quindi in realtà ho bisogno di due tempi diversi, diciamo. Chiaramente non ha nessun senso il fatto che il paziente muore e però il dottore continua a essere impegnato fino alla fine dei 30 minuti, e a questo punto non si sa fare cosa su un cadavere Frankenstein, probabilmente. Quindi questo senz'altro è una cosa che potrebbe essere, anzi che andrebbe modificata nel simulatore. Quindi se io vedo che un paziente è morto, libero anche il medico, il che vuol dire che mi trovo a dover gestire un altro tipo di evento fra virgolette spurio, ed è il medico che per due volte si libera, perché io mi troverei in questo modo due eventi nella mia coda degli eventi. Il primo evento, tempo zero. Io sono un medico e sto trattando un paziente e viene messo nella coda degli eventi che fra mezz'ora io mi libero e il paziente è risolto. Però fra 10 minuti il paziente muore. Questo fa sì che il medico diventi libero immediatamente. Però io ho ancora nella coda degli eventi un evento a T0 più 30 che mi dice che quel medico lì smette di curare quel paziente là. E quindi devo gestirlo in qualche modo ignorandolo. Io mi posso trovare, questo è un tipico esempio, che io mi posso trovare ad avere degli eventi che ormai sono vecchi, non hanno più nessun senso.
questo sicuramente va fatto, quello che è qui è brutto, sono d'accordo. Grazie. Altre osservazioni? Anzi, visto che devo parlare con Marco per la vostra esercitazione, questa potrebbe essere un'ottima cosa da aggiungere e modificare. No, ma quello che avevamo proposto noi era peggio, quindi anzi dovreste ringraziarlo. E ma direi basta, si può vedere come funziona, che ovviamente non funziona perché il database non c'è. Una volta avviato il database potrebbe funzionare. Trecento morti su 2000 persone, e qui uno può divertirsi a cambiare i parametri. Fra l'altro il tipo di statistiche è in genere in media quanto aspetta un paziente rosso, quanto aspetta un paziente giallo, quanto aspetta un paziente verde, quanto aspetta un paziente bianco. Vedete che a volte un paziente bianco in media aspetta 3 giorni prima che i medici riescano a prestargli attenzione, e al massimo ha dovuto aspettare 5 giorni. Mentre i pazienti rossi hanno aspettato da 6 minuti a 26 minuti. Chiaramente oltre i 26 minuti probabilmente sono morti, perché non ho più fatto in tempo a salvarli. E posso fare degli esperimenti, ad esempio posso vedere che cosa succede se tolgo il dottor House. Immagino un disastro, perché in effetti ho 231 morti in più per la sola presenza del dottor House. E va bene, questa è l'idea della simulazione. Ripeto, è un tipo di programma diverso rispetto a quello che può capitare di fare in altre occasioni, perché è un programma che non è mai completamente finito, e man mano io vado avanti e lo modifico. Allora, una cosa che possiamo provare a fare è un nuovo progetto da zero sul meno drammatico come simulazione, e occuparmi di che cosa succede quando io affitto macchine. Quindi scrivere un programma per simulare una piccola un posto in cui io sto, una come che possono che vengono chiamati, un negozio che affitta macchine, una stazione che affitta macchine. Cosa sta facendo qui? Eccoci qua. L'idea è che l'utente può chiedere una macchina di una certa classe, e se la classe non è, se non ci sono macchine di quella classe disponibili, allora la sezione, il negozio, dà al cliente una macchina di una sezione, di una classe migliore, però gliela dà allo stesso prezzo. E quindi in qualche modo ci sta perdendo.
se tu, non, proprio quella, quel branch lì dell'affitta macchine non ha nessuna macchina disponibile, allora a sue spese lo manda da una da un rivale. Quindi non solo non ci guadagna, ma perde, perché dà i propri soldi a un affitta macchina rivale. Quindi in ogni caso il cliente avrà la sua macchina, questo sicuramente c'è, o di una classe molto più alta, o nel caso più disastroso da un rivale. Allora, il punto con cui iniziare è una classe main La prima cosa che ci serve è la classe evento. La classe evento è, diciamo, la classe su cui basiamo quello che stiamo facendo, quindi new class, la mettiamo get sim, la chiamiamo event. Allora, la classe evento, avrà sicuramente bisogno di un enum che mi dice il tipo degli eventi. Allora, io posso avere due soli eventi in questo simulatore. Io posso avere un evento quando il cliente arriva chiedendo una macchina e un evento quando il cliente arriva lasciando la macchina. A questo punto la mia classe evento deve avere sicuramente il timestamp che mi dice quando avviene l'evento, poi il tipo dell'evento, ed è un di tipo event type, perché io ho appena definito il tipo dell'evento, o mi serve un dato? Tendenzialmente sì, perché tutti gli eventi, sia di quando io prendo una macchina che di quando lascio una macchina, possono essere legati al qual è la categoria della macchina che sto prendendo o lasciando. Quindi posso dire che più è bassa, più è di alta classe la macchina, e quindi voglio sapere se qual è il tipo di macchina che chiede l'utente, e tutto sommato posso anche sapere qual è il tipo di macchina che lascia l'utente lì, senza aver bisogno di andare a seguire macchina per macchina. Quindi l'utente lascia la macchina XY, posso dire semplicemente che arriva un utente riportandomi una macchina di un certo tipo. Quindi posso avere qual è il tipo della macchina che mi serve, che sto chiedendo, che sto restituendo. A questo punto il costruttore e voilà, costruttore basato sul tipo che ho. Poi l'evento fondamentale deve estendere e implementare comparable. Ah sì, devo di che tipo? E a questo punto quello che mi manca, la funzione per implementare effettivamente il comparable, che devo, sicuramente c'è qualche tasto che me la genera in modo automatico.
Come? Qui e digli di inserire i metodi che mi mancano, esatto. Quindi, quando io mi sto confrontando con questo evento, beh, in questo caso qui, essere questo. E tutto sommato, ma sì, facciamogli generare anche quello in cui il toString. Ecco qua. Così lo vediamo. E questo è il semplicemente l'evento. Allora, il mio simulatore avrà bisogno di avere un al suo interno la mia coda degli eventi, quindi il simulatore quindi avrà gli eventi, possiamo dire che è una coda di eventi, e la chiamiamo event list, anche se in realtà non è una lista ma è una coda. Priority queue. Qui mi serve, facciamogli prima mettere la coda qui. Non è così che si scrive? Ah sì, certo. Non qui però. Ed eccolo qui finalmente. Bene. Allora, se vogliamo fare le nostre funzioni per aggiungere un evento, rimuovere un evento, controllare se ci sono ancora eventi, possiamo iniziare a cercare di avere il prima possibile uno scheletro funzionante. Quindi remove, se non sbaglio, è la funzione che crea un'eccezione se non c'era, se la lista era vuota, mentre ci sono altre funzioni che ad esempio ritornano null se la coda prioritaria è vuota. Secondo me, quando uno scrive questo tipo di programmi, la cosa è meglio che il programma si blocchi se c'è qualche problema. E direi che a questo punto
Ecco qua. Già questo inizia a bastarci per mettere nel nostro main e iniziare a... Quindi abbiamo il nostro... Com'era la funzione che avevamo messo? Era more events. Ecco qua. Ma direi che così potrebbe partire, ma non fare assolutamente nulla. Iniziamo a pensare a come fare per inserire un evento. Quindi una procedura che mi permette di inserire un evento all'interno del mio simulatore. E quindi ho appunto add event. A questo punto posso controllare che il tutto funzioni inserendo un paio di eventi e controllando che effettivamente vengano estratti nell'elenco e vengano estratti in modo corretto. Quindi sim add event, new event. Allora, il primo parametro era il tempo. Poi avevamo il tipo di evento. E poi il parametro. Allora, 10, 5, 15 e vediamo qual è l'ordine con cui vengono effettivamente tirati fuori e processati. 5, 10 e 15 effettivamente vengono estratti nell'ordine giusto. Quindi inizio ad avere un qualche cosa che gira, non fa ancora nulla, però gira. A questo punto devo decidere come gestire le mie macchine. Beh, allora, quello che potrei fare è, ad esempio, avere un array che mi dice quante macchine ho disponibili dei vari tipi. Posso decidere che la macchina di tipo 0 è la macchina più lussuosa, 1, 2, 3, 4, 5, man mano sempre macchine che costano meno, e quindi un array semplicemente mi dice quante sono le macchine che io ho a disposizione per i vari tipi. Quindi mi servirà qui un qualcosa, ad esempio... Ok, e quindi ho quelle che sono le macchine disponibili. E posso pensare che questo vettore di macchine disponibili mi venga in qualche modo passato dal main. Per cui quando io inizializzo la simulazione, io lo faccio... assegnando alcune le varie macchine disponibili. Questo mi permette di cambiare al volo quelle che sono lo scenario della simulazione all'interno del main. Quindi
quindi di nuovo vediamo se funziona. Ecco qua. Quindi il main gli passerà una lista di macchine disponibili e io all'interno del mio simulatore parto con quelle che sono le macchine disponibili e poi mi muovo di conseguenza. Il che vuol dire che devo modificare il main perché ho bisogno di un macchine disponibili. Si fa così, no? Importiamo array list e importiamo list. Adesso qui ok. E devo in qualche modo inizializzarlo e quindi posso dire ho due macchine di tipo 0 due macchine di tipo 1 5 e 10. Quindi man mano che il tipo della macchina sale, io ne ho sempre di più perché le macchine sono sempre meno lussuose e quindi tendenzialmente verranno richieste più spesso. E una volta fatto questo io posso inizializzare il mio core passandogli qual è la situazione, quali sono le macchine che ha a disposizione. Torniamo qui e vediamo come occupiamoci di processare il nostro evento. Allora, per processare l'evento, la cosa più comune che capita di fare è usare un grosso switch. Quindi, switch sol non è questo. Come si chiamava quello dentro l'evento? Type, semplicemente. Eccolo qua. Ok. Eccolo. Allora, drop off e pick up. Iniziamo a occuparci del pick up, che è più interessante. Allora, se io sono andato a prendere una, ho chiesto una macchina, cosa devo fare? Beh, devo vedere innanzitutto se io chiedo una macchina di un certo tipo e devo dare una macchina di quel tipo lì o possibilmente non troppo migliore. Quindi una cosa che posso fare è ad esempio vedere erano i dati? No, era car type. Ok. E quale gli do? Per ora diciamo che gli do quella che lui ha richiesto. Se ce l'ho, se no, man mano vado a scalare la macchina che io ho richiesto, la macchina che sono disposto a dare all'utente. Quindi diciamo che finché come si chiamano le mie macchine? Si chiama Available Cars. Finché get di finché questo è zero, quindi finché non ci sono macchine di quel tipo lì, beh, io diminuisco la mia richiesta. Per cui io
se la persona chiede la macchina di categoria 5, io provo a dargli una macchina di categoria 5. Se funziona, bene, gliel'ho assegnata di categoria 5. Se io non ho macchine di categoria 5, per cui available cars di 5 e 0, allora provo con le macchine 4, poi provo 3, poi provo 2, poi provo 1. Alla fine, gli ho effettivamente assegnato una macchina di categoria assai. Allora, quello che posso dire, vabbè, lo stampo. Questo omino, dopo un certo tempo, mi restituirà la macchina. Quindi, quanto tempo passa da quando la prende a quando la restituisce? Ma diciamo che in questo caso il tempo potrebbero essere giorni. Quindi, diciamo, sicuramente un giorno più una certa variabilità, possiamo dire da 0 a 5, ad esempio. Allora, serve un qualche cosa capace di generare numeri casuali e a questo punto quindi io andrò a mettere un evento in un dato istante. Beh, l'istante in cui l'evento capita è l'istante corrente, quindi è punto, come cavolo si chiama, timestamp, più 1 più rn next int 5, per cui almeno la tiene un giorno e poi un numero di giorni casuali compreso fra 0 e 4. Quindi da 1 possiamo anche mettere 10, magari facciamo delle cose un po' più... chiaramente questa è una distribuzione piatta che non ha sicuramente senso se uno stesse facendo una vera simulazione. Ci sono alcune lunghezze che sono molto più frequenti di altre, però in una prima approssimazione diciamo così. L'evento... Qui iniziano ad esserci delle parentesi sbagliate. Allora, l'evento è un evento di quando io restituisco la macchina e il tipo della macchina è che mi viene restituito è quello che io gli ho dato, non quello che lui ha richiesto. Allora, questo funziona se ci sono sempre macchine, se le macchine comunque sono sempre disponibili, però già questo dovrebbe permetterci di fare delle prime prove. Manca ancora qualcosina, perché devo dire che una macchina è stata presa e quindi le macchine disponibili vanno tolte di uno. Quindi available car set assigned virgola quello che era prima meno 1. Ok, quindi vado ad aggiornare il mio contatore andando a mettere nel mio array il vecchio valore tolto di 1, quindi ho tolto una delle macchine di quella categoria. Quando la macchina verrà restituita, beh, in questo caso semplicemente vado ad aggiungere 1, segnandomi che una macchina di quel tipo è stata restituita.
posso controllare, già questo è abbastanza per controllare che il tutto funzioni. Mettiamo un grosso numero di macchine. 0. Allora io posso dire che all'istante 10 cercherò di prendere una macchina di tipo 1 e all'istante 11 cercherò di prendere una macchina di tipo 1. Vediamo se la nostra simulazione ha un qualche senso. Ovviamente no. Ok, perché non funziona qui? Allora, rented car, d'accordo. Allora, spezziamolo in due. Vabbè, non posso dare la variabile. Perché probabilmente RN non è... sì, perché non ho... Scusate. Certo. Ok. Adesso potrebbe andare. Ecco qui. E allora infatti adesso va. Dunque io ho un evento di pick up della macchina 1, gli assegno la macchina 1, a questo punto ho un altro pick up della macchina 1, però non sono in grado di dargli la macchina 1 perché avevo un'unica macchina 1 e quindi gli do la macchina 0 e poi a istanti 19 e 21 le persone mi riporteranno indietro la macchina 1 e la macchina 0. Quindi più o meno inizia a funzionare. In realtà non va ancora, perché io qui non ho mai considerato l'eventualità che di non avere più nemmeno macchine di tipo 0. Allora, se io non ho nemmeno macchine di tipo 0, quello è l'evento in assoluto più catastrofico che posso immaginare, e quello che devo fare è andare a mandare il mio cliente in un altro affittamacchine. Quindi, consideriamo questo mettendo while assigned maggiore o uguale a 0 end. Il test deve essere fatto prima, perché ricordate che in tutti i linguaggi derivati dal C la valutazione delle condizioni, di una serie di condizioni, viene interrotta non appena il risultato è certo. Questo vuol dire che se assigned è minore di 0, io non valuto la seconda parte dell'espressione. Ed è fondamentale non valutare la seconda parte dell'espressione, perché se io provassi a valutare get di meno 1, il tutto si pianterebbe. Quindi mettere assign maggiore o uguale a 0 prima o dopo cambia significativamente. A questo punto possiamo dire se assign maggiore o uguale a 0, allora fai questo, altrimenti
molto bella, un qualche disastro, che quindi mi vado a segnare. Forse se dico anche di che tipo è meglio. E mi vado a segnare che c'è stato un disastro. Ma non era Shift Ctrl F? Shift Ctrl F non rimetteva tutto. Quindi in questo modo qui, anche se dovrei essere in grado anche di gestire che cosa succede se non avevo la macchina giusta. Quindi torniamo nel main e alla fine della simulazione stampiamo visibile, però visto che è una variabile che uso per come statistica. Ecco qua. Allora, perché qui è rosso? Ok. Parentesi, ma in più. Allora, in questo momento, quindi, il tutto dovrebbe funzionare e non ho nessun disastro, ma se ad esempio non avessi nessuna macchina di tipo 0, la simulazione va avanti, però ho un disastro in più. Notate che non ho mai l'evento in cui mi torna la seconda macchina, perché io di fatto non do la seconda macchina. Questo è un caso disastroso. Io mando il mio cliente in un'altra filiale e quindi non avrò mai l'evento di ritorno, però lo segno. Distance, scusate. Ok. Allora, a questo punto possiamo avere qualche interesse nel cercare di vedere quante volte quali sono gli upgrade che mi capitano durante la mia simulazione. Queste possono essere il numero a cui io sono interessato durante la simulazione. Quindi, ok, abbiamo bisogno anche dell'array list e del mio intero. Ok, allora, quindi abbiamo bisogno di andare a memorizzare quali sono gli upgrade gratuiti che facciamo. Quindi azzeriamo
e qui mettiamo a zero tutti il vettore che mi conserva, diciamo, quali sono i free upgrade che ho fatto fino a quel momento, più di 20 classi non mi immagino proprio che possa succedere, e in questo caso devo andarmi a, se ho fatto un free upgrade devo andarlo a segnare. Quindi se assigned è minore di requested, quindi se io ho fatto un upgrade gratuito, allora set cosa virgola il valore che c'era più 1, quindi free upgrade punto get questo valore qui più 1. Potrebbe essere corretto così. Quindi se io vado a fare un upgrade di una classe, mi vado a segnare che per quel cambiamento di classe, quindi dalla seconda alla terza, dalla terza alla seconda, dalla quinta alla quarta, dalla prima alla zero, ho avuto un upgrade gratuito. Non ti sento, scusa. Ma in questo caso qui io sto semplicemente ipotizzando che passare di una classe abbia un costo costante. Se chiaramente dipende, magari puoi aver bisogno di segnarti che arrivare in classe 0 ti costa particolarmente tanto, mentre passare fra la classe 5 e la classe 4 è praticamente indifferente, quindi potresti avere tutta una serie di valori diversi di quanto è brutto quello che sta succedendo. Ripeto, quando uno scrive un simulatore solitamente scrive qualcosa che più o meno funzioni, poi inizia a metterci dentro dettagli fino a che non gli sembra in qualche modo di essere riuscito a prendere e comunque a includere i dettagli che gli sembrano importanti nella realtà, quindi vede che effettivamente in un caso noto ottiene dei risultati che lui sa, e questo si può considerare come una sorta di validazione del modello. Una volta che ha un minimo di confidenza di questo, prova a vedere che cosa succede in un caso diverso e spera di riuscire a capire qualcosa del funzionamento del sistema che prima magari gli era sfuggito. Quindi sicuramente questa è una modifica che probabilmente vale la pena di fare se questo avesse un qualche... dovesse essere utilizzato per qualcosa di più serio e non fossero le 2 1/4 adesso. Quindi stampiamo qui i risultati, quindi for minore di 20 avevamo detto, no, però possiamo anche farlo adesso. Se è maggiore di 0, allora potrebbe andare bene. Quindi io faccio un ciclo for su quanti sono i miei free upgrade, se trovo uno di questi maggiore di 0 allora lo stampo. In questo caso non ho nessun free upgrade ma ho soltanto un disastro. Perché ho due macchine di tipo 1
5. Allora, se io non ho macchine di tipo 5, e chiedo una macchina di tipo 5, dovrei avere un free upgrade, perché alla fine quello che mi danno è una macchina di tipo 4. E infatti 1 di una classe. E vediamo se faccio una cosa di questo tipo. Chiaramente ho l'upgrade di 3 classi, perché io chiedo 5, però l'unica macchina che possono darmi è una macchina di classe 2. A questo punto potrei mettere qui dei numeri che hanno un po' più senso, e poi, utilizzando la funzione random, creare un certo numero grosso di persone, ad esempio tutti quanti all'intervallo 0-30, quindi simulo un mese, e vedo un po' come funziona e che cosa succede. Aggiungiamo un evento, ma allora il tempo abbiamo detto che è un arrivo casuale nel giorno, e la classe casuale da 1 a 5. Diciamo che queste sono le macchine che ho a disposizione, e questo è il risultato. Come vedete, un alto numero di disastri. Sì, tenete presente che probabilmente questo non ha nessun senso, è meglio dire che il 90% delle persone chiedono una macchina di bassa categoria, quindi magari 4 più, e invece il 10% delle persone chiede una macchina di categoria alta. E vedete che già i risultati iniziano a cambiare notevolmente. Quindi il messaggio è questo: si scrive in fretta un programmino che ci permetta di fare qualche simulazione, e si inizia da un lato a modificarlo finché non ci sembra verosimile, e quando inizia a sembrarci verosimile proviamo a metterci dentro dei dati e vediamo quali sono i risultati che vengono fuori. Qui si conclude la parte della simulazione. Vi ricordo che, a differenza dello scorso anno, sembriamo essere intenzionati a mettere simulazione negli esami quest'anno. Quindi almeno una volta provate da zero a scrivere un qualche simulatore voi. L'abbiamo fatto insieme in un'ora, e secondo me, se voi sapete Java meglio di me, e quindi non dovreste avere difficoltà a farlo. E qui vi saluto.